Tutti saranno vaccinati, tutti saranno, prima di essere, diciamo, di essere vaccinati, saranno chiamati 2 giorni prima della vaccinazione, quindi quelli che vengono chiamati devono recarsi qui al Palatenda. Rassicura tutti così Antonio Baldacchini, responsabile e direttore delle vaccinazioni per quanto riguarda il comune di Penne. In tanti sono rimasti fuori dalla lista per il primo giorno di vaccinazioni, a cui partecipano cittadini over 80, persone fragili e forze dell'ordine, i quali, ricordiamo, hanno manifestato il loro interesse tramite il sito della Regione Abruzzo. Noi su quell'elenco non possiamo intervenire e quindi dei 450 circa che sono arrivati nel primo elenco, oggi ne vogliamo realizzare 120. In questa prima fase saranno 120 le persone a cui sarà iniettata la prima dose di vaccino del tipo Moderna, mentre le restanti 380 persone saranno chiamate per l'inizio della prossima settimana. Penne, Popoli e Pescara sono i primi 3 punti vaccinali sul territorio della provincia di Pescara. Certamente abbiamo una popolazione che va più lentamente, ma sono sempre, diciamo, favolosi perché hanno la voglia di venire qua e di farsi il vaccino per cercare di bloccare questa pandemia. Io ringrazio già da adesso, voglio ringraziare tutte le persone che in orario, diciamo, dopo il servizio sono qui oggi per poter dare un aiuto. Non sono mancate però le polemiche. Il Partito Democratico attacca l'assessore comunale con delega alla sanità Pinatulli, la quale è stata reclutata dalla ASL di Pescara per effettuare la somministrazione dei vaccini. A discapito, continua il PD nella persona di Andrea Vecchiotti, di tanti altri medici. Prontamente è arrivata la risposta della Tulli, che si difende così. Io credo che non sia un'accusa, sia una normale dialettica politica che in questi casi si potrebbero evitare. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ho partecipato alla piattaforma ministeriale e alla piattaforma regionale. Quindi è tutto alla luce del sole. Sono un medico, sono un libero professionista e come tutti posso aderire su piattaforme